Allora, io qui per il fatto che non ho i bigono millimetri 6, perché sarebbe molto più carino l'anello con i bigono millimetri 6, ma ho utilizzato i mezzi cristalli millimetri 6, dovete mettere per coprire gli spazi, una volta finito i fiorellini, prendete il filo che vi esce da sinistra, ma anche da destra è la stessa cosa. Lo fate passare nel mezzo cristallo centrale, come sto facendo io adesso in questo momento. E tirate. Prendete una rocaglia 011 oppure una perlina della Guderman e fate passare con tutta la perlina della Guderman il filo. Io ora non ce l'ho portato a disposizione, vi sto soltanto facendo vedere i passaggi. Il filo nel mezzo cristallo vicino. Mettete di nuovo una perlina della Guderma, una rocaglia 011 e fate passare di nuovo il filo nel mezzo cristallo di vicino, in modo così da coprire questi spazi se lavorate con i mezzi cristalli, perché se lavorate con i bigono millimetri 6 non succede che avete questi spazi. Poi passate il filo di nuovo laterale in modo da incrociarlo nel mezzo cristallo. Che ve lo trovate preparato per il fascione. Con l'altro filo che esce da destra, prendete una perlina, una rocaglia 011 o una perlina e passate, questo è un passaggio facile, il filo per ogni mezzo cristallo. Fate tutto il giro come ho fatto io qui, in modo da stringere il lavoro. Una volta fatto questo, dobbiamo creare il nostro fascione dopo che avete fatto tutto il giro con le rocaglie oppure con le perline della Guterma. Eccole qua, non vi faccio vedere. Ci dobbiamo trovare per l'incrocio nel nostro fascione. Ora vi faccio vedere.